stays in Vegas. Vegas. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi spiegherò come scaricare questa mod che aggiunge altri zombie. Questo è uno dei tanti. Cos'ha di diverso dagli altri? Questo qua, quando lo uccidiamo, invece di dare la carne, ci dà un piccone, mi sembra. Questa volta non mi ha dato niente, vabbè, cerchiamo altri. Ce ne sono davvero tanti, ci sono, se non mi sbaglio, 5-6 tipi di zombie. Sono tutti diversi tra di loro, ecco questo qua un altro. Merda, sono in creative mod, aspettate un secondo. Ok, eccolo. Questo invece... Ma perché? Datemi qualcosa almeno. Quello lì era il zombie creeper, che praticamente ci dà la TNT quando muore. A volte, non sempre. Ecco, cerchiamone altri. Ne vedo tanti, eh. Colpa tua, maiale bastardo. Non ti uccido perché mi fai pena. Eccolo qua. Questo qua è il cookies zombie, che praticamente quando muore ci dà un biscottino. Ok, cerchiamone altri. Scusatemi il silenzio fastidiosissimo, perché non so cosa dire. Cioè, sono difficili da trovare. Non difficile, vabbè, perché comunque sto posto qua non è che ne trovi tanti, è pieno di alberi. Avete rotto il cazzo. Basta. Stranamente Minecraft non mi laga. Forse perché l'ho comprato. Sì, ho comprato Minecraft dopo tipo 5 anni che ci gioco, perché i soldi della partnership mi sono arrivati, non sapevo cosa fare, perché comunque non li posso ancora prendere dal sito perché non mi hanno ancora attivato la carta di credito. Quindi ho detto vabbè, compriamo Minecraft. E ho messo pure una nuova skin. Quanto son figo. Ah no, da qua non si vede perché c'ho l'armatura. Vabbè, cerchiamo un altro creeper. È un altro creeper, sì, un altro zombie. Eccolo qua, oddio. Questo qua non l'ho mai visto. Penso ci dia. Proviamo ad ucciderlo. Niente, voilà. Oddio, fatemi uscire un secondo. E vola pure te. Ok, così facciamo prima. Ho un bel posto dove li possiamo trovare. Ecco un altro qua. Ok, questo qua invece è il... Boh, non lo so. Comunque ci dà la... Come si chiama? Redstone, sì. Questo vabbè, questo qua è quello normale. Quell'altro lì, vabbè, anche lui è normale. Ops, sta facendo notte. È giorno, scusate. Cerchiamo un altro. Oh, un altro. Questo invece mi sembra che... Cos'è che ci dava? Non mi ricordo. Ah sì, la mela. C'è un altro che ci dà pure il... La barra di... Ecco, questo qua mi ha ammazzato. Mi avrebbe ammazzato se non era in creative mode. Ecco questo. Oh, quello gli fa paura. È troppo veloce. Poi Minecraft mi lagga, ma non lo so il perché. Spero non rovini l'audio, però vabbè. E che cazzo, cosa ti laghi? Ecco, questo ci dà il pane. Bene raga, ci sono altri diversi tipi, però non riesco a farvi vedere tutti perché lagga Minecraft. Magari se riprovo, no vabbè. Tanto sono finite, erano 6 o 7, mi sembra che vi ho fatto vedere tutti. Spero vi piaccia la mod e mo spiego come installarla. Bella. Ok, allora innanzitutto vi dico che ho comprato Minecraft, stavo dicendo, e adesso finalmente ce l'ho premium, dopo, non sto scherzando, tipo 2 anni che ci gioco, però vabbè. Poi, a parte questo, spieghiamo come installare. Allora, ci serve un mod loader e una mod. Apriamo il nostro browser internet. Ok, mi troverete in questo sito qua. Benissimo. Scendete, qua troverete il video. Nel video ci sono tutti... Oddio. Ci sono tutti i zombie che vi ho fatto vedere. Però nel... In questo video qua, dico, non nel video mio. Però nel video mio che ho fatto prima,
Ne ho trovati diversi, quindi penso che la moda sia stata aggiornata e questo video è vecchio. Quindi mi sono sbagliato, che non ci sono 5 o 6, ma ci saranno di più. Quindi in questo video qua che ha fatto il tizio, vi ho fatto vedere tutti quelli che ci sono. Poi guardatevelo anche questo se volete, non lo so. Bene, dicevo, scendete e qua troverete Download Mozzoms Mod for Minecraft 1.2.5. Cliccate e non vi porterà subito nel link di Mediafire. E cliccate su download. Benissimo, mod loader sapete già come si fa. Ok, adesso abbiamo mod loader e la mod. Apriamo la mod. Apriamo mod loader. Ok. Adesso andiamo su %, appdata %, punto Minecraft, bin, e apriamo il nostro ultimo file. Minecraft con WinRAR o 7-Zip, quello che avete. Dopo averlo aperto, dobbiamo fare subito una cosa: eliminare assolutamente la cartella metainf che si trova qua, scritto in maiuscolo. Benissimo. A questo punto, prendiamo il file che abbiamo aperto della mod, prendiamo tutti i file, compreso la cartella mozzom, che non so cosa significhi, e trascinateli dentro minecraft.jar. E fate ok. La stessa identica cosa dobbiamo fare con mod loader. Prendiamo tutti i file e li trasciniamo dentro minecraft.jar, scusatemi. E fate ok. Molto molto semplice da installare, avete finito, spero vi piaccia la mod e ci vediamo, ci sentiamo domani. Ciao raga.